Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovissimo video. Oggi vi porto la performance di un effetto che ho acquistato in questa settimana dall'Illusionist, ok? Un effetto che costa veramente molto poco, costa mi sembra 9 dollari, ok? Che sarebbero 8 euro e qualcosa, 8,40 euro. È un effetto che si scarica in download direttamente dal sito, ok? Quindi non è un pacchetto che deve arrivare, ma dopo aver effettuato il pagamento, appunto, basta semplicemente andare sul sito dell'Illusionist e si scarica automaticamente il download. Sì, un po' più o meno un tutorial a pagamento, diciamo, ovviamente a pagamento, perché un'idea così, diciamo, elaborata come questo effetto ci sta di metterla a pagamento. Comunque sì, appunto, oggi mi dispiace se non vi porto il tutorial che avevo promesso, ma intanto uscirà in settimana un altro tutorial, magari, non so, di un falso taglio o di qualcosa. E più che altro volevo comunicarvi un'idea, ok? Mi era venuta un'idea, appunto, un'idea di fare un contest, ok? Volevo appunto fare un contest in cui metterò tre premi in palio, ok? Uno per il primo classificato, uno per il secondo e uno per il terzo. Ovviamente questo contest non è realizzabile se voi non partecipate, quindi appunto ve l'ho annunciato in questo video e voi mi dovete far sapere qui giù nei commenti di questo video se vi piace l'idea. Quindi se appunto vedo che ci sono magari, insomma, 10 persone, ok? 10 persone non mi sembrano tantissime, però possono andare bene per fare un contest. Quindi magari se ci sono più di 10 persone che parteciperebbero al contest, me lo fate sapere nei commenti e io magari in settimana, ora o prossima settimana, avevo intenzione appunto di andare a prendere tre mazzi, tanto ho il negozio che è qui in città, diciamo, e avevo intenzione appunto di comprare tre mazzi da mettere in palio per il contest. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di quest'idea e provvederemo poi. Niente, detto ciò, vi lascio alla performance di questo effetto che è veramente molto molto bello. È praticamente un il Turn and Restore che incontra il Turn di Aces. Appunto, il Turn and Restore sarebbe quando si strappa l'angolo di una carta, o si strappa, insomma, un pezzo di una carta, solitamente si strappa appunto l'angolo, e poi viene ricostruito, e il Turn di Aces, che appunto è gli assi che si girano, ok? Questo effetto è appunto un mix di questi due, messi un po' strano, tanto ora lo vedrete. Vi lascio alla performance e grazie della visione.